Turismo bike o cicloturismo, come preferite, è una disciplina fondamentale in vista dell'istituzione del Parco Nazionale del Matese, un'attività che potrà avere un impatto sensibile anche in termini economici nelle future attività del parco stesso. Noi ne abbiamo parlato con Lady Bici, un soprannome che deriva dalla sua forte passione per il cicloturismo, ma si chiama in realtà Ludovica Casellati, figlia del Presidente del Senato della Repubblica, che è infatti un punto di riferimento nazionale per il mondo della bicicletta. Vittorio, allora quali sono le opportunità del turismo bike nell'ambito del Parco Nazionale del Matese? Beh, questi territori sono dei territori meravigliosi e quindi, siccome grazie a questa pandemia, questa iattura che ci è capitata, abbiamo riscoperto la bellezza della natura, di stare all'aria aperta, di muovere il nostro fisico, beh, diciamo che questi territori che sono fuori dai grandi flussi di turismo, beh, possono rappresentare per tutti una grande opportunità. Oggi l'e-bike, anche per chi non è un ciclista, diciamo così, molto attrezzato, apre la possibilità a tutti di fruire dei territori. E i parchi sono attrezzati, anche il Parco del Matese ha dei percorsi che porteranno in mountain bike, con le gravel, adatti un po' a tutte le gambe. E chi non ha gambe, appunto, si utilizza poi questo aiuto che la tecnologia ci offre. Al momento ci sono molti appassionati. Beh, sempre di più. Beh, se vedete, i negozi sono senza biciclette, quindi trovare una bici oggi è davvero difficile. Per cui diciamo la verità che tutti siamo muniti di bicicletta, abbiamo voglia di pedalare, questo quindi è un segnale fortissimo che dobbiamo cogliere, che devono cogliere anche le strutture turistiche e ricettive che sono attorno al Parco del Matese e che possono sfruttare questo polmone, questa risorsa ricca di biodiversità proprio per organizzare escursioni all'aria aperta. Vogliamo dargli un consiglio a questi appassionati? Quindi devono venire di più nel parco o no? Ma assolutamente sì, i parchi servono proprio a questo, servono per, devono essere vissuti, non sono bellezze così da che i parchi appunto coloro che sono deputati a mantenerli devono mantenere e che vediamo in fotografia, sono bellezze da vivere e da vivere con la bicicletta se possibile o a piedi perché appunto sono attrezzati proprio per Da questo. Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.